Ma buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, un altro martedì è passato della nostra diretta che è iniziata veramente di corsa, in ritardo come sempre, ma non era colpa mia questa volta, non era colpa mia, in realtà era colpa della tastiera che non si collegava, non potevo scrivere, insomma, ho dovuto cambiare tastiera, ho dovuto cambiare cavi, ho dovuto cambiare tutto, cercavo di cambiare anche la... come si dice, la pila, ma meno male che poi alla fine era solo un cavo, quindi avevo anche gli attrezzi del mestiere, ma poi finalmente siamo riusciti ad andare in onda e questo è stato molto 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 bello, interessante. Tra le altre cose, insomma, abbiamo, vabbè, come sempre un po' raccontato come si dà il tempo, e poi dal tempo siamo passati a parlare di biciclette e motociclette, perché appunto martedì prossimo non sarò con voi in live perché andrò a LEICMA a Milano e quindi racconterò da là, insomma, alcune novità, start-up, capire un po' questo mondo nel 2035 come cambierà a livello di emissioni anche per le case motociclistiche, ma poi sicuramente l'elettrico che, insomma, inizia a prendere sempre più piede ed è sicuramente anche un aiuto per chi magari ha problemi, ad esempio tramite la pedalata assistita. Ma insomma, detto questo, mi avete raccontato anche le vostre storie con le biciclette che sono state molto carine, molto interessanti. Cioè, mi avete raccontato, insomma, di quando gli hanno rubato le selle, la bicicletta, e di quando, come Maura invece, che si è collegata con noi, mi ha fatto molto piacere, insomma, da Perugia ha detto: vabbè, preferisco andare in bicicletta così i piedi a camminare non mi fanno male, anche se effettivamente, insomma, il terreno sali scendi permette di fare più escursioni che andare in bicicletta. O chi mi ha detto addirittura che vige una legge nei Paesi Bassi, ma secondo me era una legge del Medioevo, anche se era legata ai cavalli, che se ti rubavano una bicicletta dovevi rubarne tu un'altra. Ma come? Ma non è possibile che ci sia questa legge, però, devo dire la verità che anche questa legge mi avete portato a conoscenza. Poi chi, insomma, avrebbe fatto nel weekend un giro molto interessante anche nel parco del Ticino, o semplicemente, insomma, cercando ancora un po' di sole, visto che in molte parti con cui eravamo collegati effettivamente il sole ce n'era ancora abbastanza e faceva ancora parecchio caldo. Ma le biciclette e le motociclette sono servite anche per vedere un po' quale copertina era legata, diciamo così, a mettere in primo piano la bicicletta o la motocicletta. Allora ecco che io avevo trovato nei nostri archivi Ricky Gianco, che oltre alla macchina aveva questa bellissima Harley, ma anche loro, i Prefab Sprout, da cui abbiamo ascoltato anche un brano che si intitola Bonnie, dove c'era questa bellissima Triumph e che sicuramente anche a LEICMA avrò modo di conoscere e di vedere tra le tante novità di questa casa motociclistica. Poi vabbè, abbiamo parlato, insomma, di Jovanotti, la mia moto, molto interessante, mi avete portato a conoscenza anche di beh, sicuramente la copertina di Guns N' Roses, Chinese Democracy, con questa bici veramente vintage da panettiere, e Eugenio ha detto che lui ce l'ha, è bellissima. Io ne ho una inglese, ma questa è anche spettacolare. Oppure l'altra dei Queen Bicycle, copertina più particolare, con questa donzella praticamente solo con le mutandine rosse, le calzine, le scarpette da ciclista, che ripresa di schiena, insomma, pedale, va in bicicletta. E appunto mi avete raccontato che, diciamo, questa cover aveva fatto anche scalpore, tant'è che non le avevano fatto, diciamo così, scattare le foto all'interno del circolo di Wimbledon, perché appunto troppo osè, e vabbè, sappiamo che, insomma, il circolo di Wimbledon sono tutti un pochettino più precise, quindi capisco perché non l'avessero fatta scattare, anche se in realtà vista da dietro, insomma, non c'era niente di particolare se non questa bella schiena nuda, ecco, mettiamola così. Si è parlato di tande, ma ora ha detto che ha un suo amico a Rimini, insomma, aveva da fregato la ruota del tandem perché gli serviva solo la ruota, il tandem era rigato, era un tandem di ultima generazione. Mannaggia, si vede che avevano bucato la stessa ruota e ne avevano bisogno. E a proposito di tandem, Simon ci ha portato a conoscenza dei goodies con questo tandem a tre molto 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 simpatico, che, insomma, ha a che fare anche con la musica.
E di tunnel si è parlato, ma io in realtà mi sono solo fatta portare su un tunnel. Non ho mai pedalato in realtà. Il risciò ci ho pedalato, ma è ancora un'altra cosa. Va bene, poi si è passato come sempre a quella che era la particolarità di quello che si andava a mangiare. Naturalmente con Mega Naturista che ci ha lanciato il suo menù, ovvero lasagne con porcine e salsiccia, 5 di maiale con chiodini trifolati, torta con farina di castagne e nocciole, ricoperta di scaglie di cioccolato bianco. Io ho detto, ecco, mi fate venire fame, io in realtà invece mi mangio la mia barretta proteica perché sono a dieta. Ma va bene, condivido con voi anche quella che è, diciamo così, la possibilità di mangiare e di condividere anche il cibo, perché poi il cibo è anche buono condiviso. Detto questo, come vi dicevo, io martedì non sarò presente nella live, ma vi invito, se avete voglia, di così magari lasciarmi anche qualche curiosità che vorreste che io cercassi anche all'ECMA, per poi raccontarvelo. E naturalmente, come sempre, vi ricordo che però ci sono tante cose che ho raccontato sul canale, come anche le prove di un phon e le prove prossimamente di una bicicletta, anche tutti i regali che si possono fare sotto Natale, per cui sappiatelo. E nel frattempo però, insomma, vi racconterò tanto altro, come sempre, qui su questo canale, oppure potete trovarmi su Patreon, Simona Non Solo Radio, e scrivermi a imhcalibuno@libero.it. Con questo vi abbraccio, vi bacio. Come sempre vi ringrazio e vi auguro una buona settimana e anche una buona festa dei Santi. Ciao!